Grazie di questa occasione. Io, leggendo le considerazioni che ha fatto De Molli e ascoltando l'introduzione di Riotta, ripenso al percorso di questo anno e dico un po' provocatoriamente che, a mio avviso, il problema del 2016 non è l'economia. Non perché l'economia vada bene, anzi. Ministro Padoan ha da poco terminato la sua riflessione con voi ed ha mostrato in modo evidente come le grandi tematiche del G20 che ci accingiamo a vivere da domani e dopodomani, da domenica siano particolarmente rilevanti e importanti. Ma se guardiamo da settembre 2015 ad oggi, quindi da quello appuntamento che ci ha visto qui lo scorso anno ad adesso, molte questioni politiche di rilevante importanza sono sul tavolo della comunità internazionale e necessitano di risposte inedite e di risposte profondamente diverse dal passato. Se il televoto dello scorso anno di Ambrosetti fosse stato sul quante speranze ha, secondo voi, Donald Trump di divenire il candidato alla presidenza degli Stati Uniti per il Partito Repubblicano, se fosse stato fatto il televoto su questo, non credo che avrebbe ottenuto la maggioranza dei voti qui dentro. Tutta la comunità internazionale insisteva nel definire quella candidatura incapace di reggere all'urto di una vera e propria campagna elettorale. Invece questo non è avvenuto. Così come molti avrebbero giudicato improbabile, dopo il successo di David Cameron alle elezioni politiche, la Brexit. E invece si è verificata, ancorché con un margine abbastanza ridotto. Potremmo continuare a discutere e discutere dei fenomeni di terrorismo e di crisi internazionale. Forse il Bataclan del novembre del 15, non soltanto Nizza o, per quello che ci riguarda, la strage di Dacca o altri terribili eventi di quest'anno, ha segnato in modo profondo, perché per la prima volta, no, non per la prima volta, ma in modo così massiccio l'attentato alla quotidianità, il teatro, il ristorante, i luoghi della vita quotidiana, non cioè uno scontro in luoghi di guerra, ma attentati nei luoghi del giorno dopo giorno, che hanno colpito un'intera generazione, in particolar modo di studenti che mi piace definire studenti europei che stavano a Parigi. Ora, se dovessi, dovendo sintetizzare, esprimere un'immagine di qual è la sfida principale della politica, chiederei a prestito una copertina dell'Economist. Che è questa? The New Political Divide. Credo di. No, questa è quella del Time. Eccola qui, cioè, era quella dopo, me l'avevo preparata perfettamente. Non si arrabbieranno quelli. Eccola qui. New Political Divide. Perché? Perché veramente si sta dividendo in modo straordinario il mondo della politica, non più in destra contro sinistra, come era tradizionalmente intesa. Cos'è la destra di oggi e cos'è la sinistra di oggi? Ma si sta dividendo in categorie profondamente diverse. La logica del muro contro la logica della piazza e contemporaneamente come nella civiltà della piazza la parola identità diventi un valore condiviso e non un valore di parte. Sono tutte questioni sulle quali, se vorrete, potremo tornare. Quello che contemporaneamente noi sentiamo come particolarmente vero e vivo è che contestualmente a questo, e chiamo a prestito un'altra copertina, quella appunto di Time, mentre 10 anni fa Time raccontava che l'uomo dell'anno sei tu perché la tecnologia sta cambiando e ti sta mettendo al centro, ricordate la copertina del 2000, l'edizione dell'uomo dell'anno del 2007 di Time, you, the man of the year, you, perché? Perché c'era uno specchio, una sorta di specchio nella copertina di allora di Time, adesso. Il tema è perché stiamo perdendo la battaglia della cultura, stiamo perdendo contro la cultura dell'odio in rete. Dunque, due temi profondamente interessanti sotto il profilo politico, ma ad Ambrosetti si deve parlare innanzitutto di economia. Ho introdotto questo cappello per dire che, a mio giudizio, la discussione su questi temi sarà una discussione molto interessante, molto suggestiva, molto bella. E riusciremo ad affrontare le grandi questioni economiche soltanto se l'Europa tornerà ad avere una parola condivisa e forte su questi temi.
se riuscirà ad avere un proprio messaggio sui temi culturali, di valore politico con la P maiuscola, se riuscirà cioè a proporsi come un luogo che abbia una speranza per il futuro e non soltanto un museo del passato. Questioni economiche, ne ha parlato Piercarlo prima, ci torno brevissimamente io nel raccontare quest'anno nel nostro paese. L'Italia prosegue una lunga marcia. Il 2016 si chiuderà meglio del 2015, che si è chiuso meglio del 2014, che si è chiuso meglio del 2013, che si è chiuso meglio del 2012. Questo è un dato di fatto inoppugnabile, che anche i dati di oggi confermano, con la crescita acquisita nel primo semestre dello 0,7. Dopodiché non ho bisogno di nessun sondaggio per dire che questo meglio non basta. Andare meglio non significa andare bene. Andare meglio significa che la caduta che l'Italia ha avuto, in particolar modo negli anni della recessione, è una caduta che ha visto il ciclista rialzarsi e tornare in gruppo. Ma siamo ancora alla fine del gruppo, non siamo alla testa del plotone, non siamo quelli che possono fare meglio degli altri per il momento. Abbiamo recuperato il gruppo, ma ancora c'è molto da fare. Il fatto che l'Italia vada meglio degli altri anni, è assolutamente un dato di fatto, che però deve farci fare una riflessione. Tutto il lavoro svolto in questi 2 anni e mezzo dal nostro governo è sufficiente ad affrontare l'attualità o è la base per un ragionamento per il futuro? È una scintilla o è l'attivazione di un fuoco che possa proseguire per i prossimi anni? Faccio un esempio. Il Jobs Act. Il Jobs Act ha prodotto dati Istat, e fatemi ringraziare Istat perché alcuni giornali oggi hanno riportato considerazioni attribuite a Palazzo Chigi che non condivido minimamente. Istat ha dato dei dati, sono il principale utilizzatore di dati Istat in questa fase, che sono dati sicuramente molto interessanti. Dal febbraio 2014 ad oggi l'Italia ha recuperato 585.000 posti di lavoro. 585.000 posti di lavoro significa un risultato per il quale avrei messo la firma, per la metà di questo avrei firmato il primo giorno del giuramento. Il giorno del giuramento avrei firmato per la metà, se mi avessero detto ti va bene la metà, subito, firmo, dove devo firmare. 585.000 posti di lavoro significa che la riforma del mercato del lavoro funziona. Poi vedremo naturalmente la seconda fase, che è quella della politica attiva per il lavoro, del superamento di un certo ruolo delle regioni e di una centralizzazione della domanda e dell'offerta, ma anche di una valorizzazione delle nuove tecnologie, della rete, per matchare domanda e offerta, anziché i vecchi istituti classici che hanno funzionato soltanto in parte. Quello che però è interessante notare è che l'Italia si è mossa su questi temi con un ritardo di 15-20 anni rispetto agli altri paesi. Abbiamo fatto il bilaterale mercoledì con i tedeschi a Maranello, abbiamo ragionato soprattutto di industria 4.0, di robotica, di intelligenza artificiale, di manifattura. Vedo Bombassei che con la Brembo ha svolto un ruolo straordinario ed era una delle case history della discussione, ma il vero punto di partenza è che l'Italia la riforma del mercato del lavoro avrebbe dovuto farla nel 2003-2005, quando l'ha fatta la Germania con i governi Schröder e Merkel. Viaggiamo con 10 anni di ritardo. Io penso che questo debba essere guardato nell'aspetto bicchiere mezzo pieno, vale a dire abbiamo 10 anni davanti in cui le condizioni infrastrutturali di difficoltà che abbiamo avuto fino ad oggi non ci saranno più. Ma questo tipo di approccio è un tipo di approccio che deve essere scandito dalla logica del maratoneta che fa il passo dopo passo e non dalla logica dello sprinter dei 100 metri. Ecco perché le riforme che si sono concluse quest'anno, in particolar modo la riforma costituzionale che andrà a un referendum importante tra qualche settimana e ci tornerò tra poco, la riforma della pubblica amministrazione che vede un lavoro quotidiano
di attuazione con i decreti legislativi, gli ultimi sul dirigente, che finalmente può essere valutato più sulla base del risultato il dirigente pubblico che non sulla base della posizione. L'indennità di risultato viene aumentata se ci sono i risultati, l'indennità di posizione è più bassa. Il proseguimento dell'unica opera infrastrutturale necessaria nel sistema dello Stato, che è l'abbassamento delle tasse, che è l'abbassamento delle tasse, banalmente. Perché se in altri paesi l'idea della discussione tra alzare o abbassare le tasse può essere interessante argomento di discussione tra destra e sinistra, in Italia c'è un'unica chiave, un'unica parola d'ordine: ridurre la pressione fiscale. Siamo partiti con l'abolizione della componente costo del lavoro dall'IRAP, abbiamo lavorato sul tema degli incentivi del Jobs Act, abbiamo proseguito nel mondo agricolo, so che non è affascinante per alcuni di voi, ma io trovo che sia molto significativo anche per la prospettiva con l'IMU e l'IRAP agricola. Siamo intervenuti sul ceto medio, dagli 80 euro all'IMU e alla TASI sulla prima casa, e abbiamo continuato con una serie di interventi che, a mio giudizio, vedranno i risultati nel corso dei prossimi mesi e dei prossimi anni. Penso alla riduzione ulteriore della pressione fiscale già prevista per il prossimo anno, l'ha ricordata il ministro Padoan, con la riduzione dal 27,5 al 24 dell'IRES, oltre che con alcune misure per la competitività su cui già il ministro ha parlato. Ma in questo anno di riforme il governo si è occupato anche su settori che sono meno oggetto della discussione quotidiana. Mi riferisco ad esempio al tema dei diritti civili, al tema del terzo settore. Io credo profondamente che un pezzo del ragionamento dell'Italia del futuro sia il grande investimento che stiamo facendo sui diritti e sulla cultura. Ed è questo forse il punto più interessante, perché noi possiamo discutere del deficit quanto crediamo. Il deficit in Italia è al livello più basso degli ultimi 10 anni, dati Istat anche in questo caso, ma soprattutto dati della legge di stabilità. Quindi non c'è un livello di deficit più basso negli ultimi 10 anni, e continuerà a scendere perché è giusto così, non perché ce lo chiede l'Europa, ma perché ce lo chiedono i nostri figli. Contemporaneamente è surreale il tema di chi dice: beh, alcuni paesi crescono di più. Sì, molti paesi che hanno il deficit molto più alto, non certo la Germania, che ha, come è noto, fondamentali ben diversi. Ma quando sento dire che la Spagna è un modello, il problema della Spagna non è che cresce perché non c'è un primo ministro, come sostiene qualche simpatico buon tempone, anche perché il primo ministro c'è, poi si può discutere se vi piaccia o meno, il mio amico Mariano Rajoy. Ma il punto della Spagna è che quando c'è il deficit al 5%, insomma, è un po' più facile crescere col deficit al 5%. Noi siamo già a Piercarlo, stanno alzandosi i capelli quando lo dico, ma è il deficit della Spagna, non quello dell'Italia. Stiamo parlando di più o meno una cosa per cui se l'Italia avesse, periodo ipotetico dell'irrealtà, il deficit al 5%, noi avremmo circa 50-55 miliardi in più da spendere. Io vi garantisco che la crescita sarebbe un po' più alta nel nostro paese. Ma avendo ereditato una situazione di debito pubblico che è quella che sappiamo, è evidente che ciò che stiamo facendo, il minimo che stiamo facendo, è quello di riuscire a tenere insieme la ragionevolezza della curva di discesa del deficit e le misure per la crescita, sapendo che senza investimenti pubblici e privati non c'è lavoro e senza lavoro non c'è futuro. Da questo punto di vista trovo che sia interessante ascoltare le domande. A mio giudizio, nel tempo della dittatura dell'istante, della demagogia e della superficialità, la verità abbia bisogno del tempo. E noi non abbiamo fretta. E sotto questo profilo, il dato che ciascuno di noi, persino gli odiatori di professione, per utilizzare l'espressione haters, che va tanto di moda in questo momento nel dibattito sulla rete negli Stati Uniti, debbono riconoscere, è che ciò che è stato fatto in questi 30 mesi in termini di riforme strutturali è sorprendente anche per chi allora pose l'obiettivo ambizioso di andare avanti. Ma dei 30 mesi appena passati non so che farmene. E io vorrei insieme a voi affrontare non i prossimi 30 mesi, ma condividere un giudizio netto, forte, che io ho, che è quello per il quale l'Italia ha tutte le condizioni per poter essere il luogo naturale di crescita dei prossimi 30 anni, non tanto e non solo una crescita di natura economica,
Ma proprio perché siamo partiti da quella divisione, da quella grande scommessa culturale e politica che stiamo affrontando, io credo che esista una questione cruciale per il nostro Paese, che è quella di tornare ad avere un grande protagonismo, non soltanto all'interno dell'Unione Europea, nel raccontare che oggi, nel tempo degli algoritmi e dei big data, sono i valori e la cultura a segnare anche la competitività di un territorio. Questa è la scommessa dalla quale partiamo. È come se noi dicessimo che i 30 mesi appena trascorsi hanno fatto fare i compiti del passato. Perché fare una riforma del mercato del lavoro, la riforma della pubblica amministrazione, o ridurre l'arretrato di giustizia civile che è passato da 5,8 milioni a 3,7, ancora molto alto, 3,8, ancora molto alto, ma sta riducendosi in modo rilevante, è l'ABC. Tutto ciò è semplicemente l'ABC che cerca di recuperare delle difficoltà del passato. Adesso la scommessa è: qual è la strategia per i prossimi anni? Ve la provo a sintetizzare, chiedendovi scusa in anticipo per la sintesi e quasi brutale. Io trovo che la comunità internazionale abbia necessità di ripartire da una riflessione su cosa e quali sono i valori cruciali che la tengono insieme. La civiltà della piazza, non quella del muro. Ecco perché il G7 del prossimo anno lo faremo in Sicilia. Lo faremo davanti al teatro, e per alcuni aspetti con la scala dentro il teatro di Taormina. Lo faremo raccontando in quella terra così provata in questa fase dalla migrazione che ciò che fa grande un popolo è la forza dei propri ideali, oltre che la dimensione concreta delle proprie infrastrutture. Lo faremo sull'Unione, nel dibattito dell'Unione Europea. Il 25 marzo del 2017 Roma ospiterà tutti i 27 capi di Stato per i 60 anni, capi di Stato e di Governo, per i 60 anni dell'Unione Europea. Abbiamo fatto una prima riunione preparatoria a Ventotene, non casualmente, nel luogo dove Altiero Spinelli ebbe l'intuizione, insieme ai suoi compagni di prigionia, di esilio, di lanciare il messaggio degli Stati Uniti d'Europa, ma lo faremo partendo da Roma, là dove tutto ha avuto origine, inteso come la firma dei trattati dell'Unione Europea, ma inteso anche come valori costitutivi, la civiltà europea. E lo faremo cercando di mettere al centro, innanzitutto, ciò che oggi è cruciale per noi. Se dovessi dire la misura caratterizzante quest'anno, le direi Riotta, che è il passaggio in legge di stabilità in cui diciamo che per ciascun euro investito in sicurezza l'Italia investe un euro in cultura. È molto facile dopo un attentato dire prometto nuovi investimenti in sicurezza, prometto nuove telecamere, prometto nuovi armamenti, prometto investimenti perché siamo in guerra. Parola sbagliata. Il terrorismo non è la guerra. Ma al di là delle discussioni terminologiche, ciascuno si tiene la sua, il punto centrale è che gli attentatori che hanno disintegrato alcune certezze granitiche dell'Unione Europea vengono da dove? Vengono dalle periferie delle nostre città, cresciuti talvolta senza alcun elemento identitario, cresciuti in dei dormitori che hanno perduto il tratto comunitario dello stare insieme. E se di fronte a questa emergenza tu non hai un investimento anche in cultura, anche in educazione, tu non hai un futuro come Europa. Scusate se mi scaldo su questo. Ma io credo all'Unione Europea. E per me l'Unione Europea non è un insieme di tecnocrati o di burocrati che si riunisce ogni tanto. Per come la vedo io, l'Unione Europea è un luogo nel quale il grande ideale trova spazio nella realtà quotidiana. È fatica, è difficoltà, ma è anche bello. E allora il tratto distintivo di ciò che noi abbiamo fatto in questo anno è esattamente questo. Un euro in cultura, un euro in sicurezza. Per ciascun centesimo di investimento nella sicurezza noi abbiamo bisogno di investire nei teatri, negli impianti sportivi, nei luoghi educativi. Non sarei credibile se non affrontassi i punti negativi di questo anno. Pongo il primo, forse il più grande per noi, quello che più ci ha dato preoccupazione dal punto di vista della politica interna, in particolar modo a Piercarlo e a me. Fatemi ringraziare Piercarlo per la passione, per la collaborazione, per la professionalità con la quale svolge il suo ruolo. È quello delle banche. E lasciatemi essere provocatorio.
almeno manteniamo il consueto clima di discussione che perlomeno l'anno scorso per me è stato particolarmente utile e piacevole. C'è stata una grande sottovalutazione, a mio avviso, negli anni scorsi, non tanto e non solo dalla politica, ma anche da una parte del gruppo dirigente di questo Paese. E quando dico gruppo dirigente ci inserisco non soltanto i politici, perché in una società non sono soltanto i politici che comandano, ammesso che comandino. Sono i vari settori, il mondo dell'accademia, il mondo dell'università, il mondo del giornalismo, il mondo dei professori, il mondo degli imprenditori, il mondo dei banchieri stesso. La politica è la principale responsabile. Guai a addossare ad altri le responsabilità che stanno invece nel campo della cosa pubblica. E in particolar modo la cosa pubblica, i politici hanno, la cosa pubblica direi i politici, hanno pensato di poter continuare ad avere un impatto fortissimo nella gestione delle banche, mentre il resto d'Europa si andava a indirizzare verso un modello diverso, più serio. Ogni riferimento ad alcune banche, dal Monte dei Paschi di Siena alle banche popolari, è puramente voluto. Ma accanto a questo c'è una consapevolezza, lo ha detto il ministro Padoan spiegando concretamente la situazione del nostro Paese e perché il nostro sistema bancario è decisamente più solido di come viene raccontato, che in questi 2 anni e mezzo siamo intervenuti togliendo ai dirigenti pubblici, politici e non territoriali la possibilità di stare dentro le banche popolari nel modo con il quale stanno, ahimè in passato del silenzio di tanta parte dell'opinione pubblica, siamo intervenuti garantendo delle regole più corrette per tutti. Io credo che ci siano le condizioni perché il tema delle banche, anche grazie al lavoro svolto da Atlante, possa essere nei prossimi mesi affrontato in via definitiva. Io mi auguro che, nel rispetto naturalmente di un ruolo che non è il mio, l'aumento di capitale del Monte dei Paschi di Siena possa essere svolto entro l'anno e soprattutto che si capisca il messaggio forte che noi abbiamo dato con il decreto delle popolari. Fuori la politica dalle banche, ma soprattutto le banche devono aggregarsi in Italia. Ci sono più poltrone e filiali che non nel resto del mondo e non va bene, perché non aiuta. Dall'altro lato, e vado alla conclusione in modo molto rapido, i problemi che si sono verificati sono anche problemi contingenti, che non hanno niente a che vedere con la politica. Riotta è partito dal terremoto e credo che tutti noi siamo profondamente scossi da ciò che è avvenuto in questi giorni ad Amatrice, ad Accumoli, ad Arquata del Tronto, a Peschiera del Tronto, anche in quelle zone di cui non parla nessuno, che fortunatamente non hanno avuto vittime, ma che hanno molti sfollati. Penso a Norcia, penso a alcune realtà dell'Abruzzo. Io sono orgoglioso di come il mio Paese ha reagito a questa vicenda. 238 vite salvate, dai vigili del fuoco al gruppo speleologo, ma a tutte le forze dell'ordine, le forze armate, i volontari, la protezione civile che ha svolto un compito preziosissimo, fino ai cani della polizia che hanno permesso di salvare vite umane, salvare una piccola bambina, salvata forse anche dall'abbraccio della sorella, che invece non ce l'ha fatta. Sono molto orgoglioso di questo. Sono orgoglioso della reazione, della generosità. Sono grato ai nostri amici non italiani che ci hanno offerto la loro disponibilità e il loro aiuto. Ma dico anche che questa fase non può richiedere il solito atteggiamento per cui il giorno dopo ci si divide tra quelli che teorizzano che esiste un rischio zero, che basta fare un po' di investimenti e tutto è risolto. Follia, la pretesa iperrazionalistica di controllare la natura. Follia pensare che le calamità nel mondo non esistano. Ma contemporaneamente gli altri sono altrettanto in errore quando dicono che è fatalismo, non si può far niente. Allora, anziché fare roboanti annunci e dichiarazioni shock, noi abbiamo scelto una strada totalmente diversa. Abbiamo detto viva la reazione che c'è stata, viva
la ricostruzione di quei territori, già partita, già operativa, ma soprattutto perché in questo settore non ci mettiamo in moto e cerchiamo di lavorare in modo molto concreto perché ci sia un progetto che coinvolga quanti più possibili italiani, quanti più possibili soggetti del mondo professionale italiano, quanti partiti politici più possibili, se lo vorranno, nel cercare di collaborare a un grande progetto organico sul futuro del Paese. Che vuol dire? L'antisismica, certo, ma vuol dire il dissesto idrogeologico, ma vuol dire le bonifiche, ma vuol dire i depuratori, ma vuol dire la banda larga e le piste ciclabili in un modo diverso da come sono state fatte sino ad oggi. La manutenzione e la costruzione di una casa Italia che sia all'altezza delle aspettative dei nostri figli e dei nostri nipoti. Ci vorranno due generazioni, come mi ha spiegato Renzo Piano, il cui servizio come senatore a vita attraverso il gruppo G124 contribuirà a dettare le linee guida di questo progetto. Progetto che chiederò di guidare in una sorta di project manager a una delle professionalità più forti del nostro Paese, il rettore del Politecnico di Milano. Sto cercando i migliori, il professor Azzone, lo vedrò tra qualche ora. Sto chiedendo ai migliori di mettersi in campo e di mettersi in gioco, come ho chiesto su altri settori, a persone più brave di me, nei singoli competenti, questo è il ruolo della leadership, nei singoli settori, di venire a darci una mano. E qui Diego Piacentini, che ha lasciato Amazon, dove era vicepresidente, per fare 2 anni con noi, pro bono, non ci possiamo permettere ovviamente gli stipendi di Bezos, pro bono, per fare una sorta di giving back al proprio paese e lavorare sulla digitalizzazione e il progetto di riorganizzazione dell'intera macchina nella logica della tecnologia e dell'innovazione. Mettere i migliori alla guida del paese, dando loro la possibilità concreta di agire. Questo è il nostro obiettivo. Mi rimangono 3 minuti e 20 secondi che impiego su 2 questioni molto rapide. Il primo è il referendum, perché altrimenti probabilmente sarei un po' evasivo. È evidente che il passaggio referendario è un passaggio molto importante. C'è stato un eccesso di toni per responsabilità varie, me le prendo anch'io, nel racconto del referendum. Se vince il no, non c'è l'invasione delle cavallette. Se vince il no, non c'è la fine del mondo. Se vince il no, rimane tutto come adesso. Un bicameralismo paritario che gli stessi costituenti non volevano. Una riforma del titolo quinto e delle regioni profondamente sbagliata, lo posso dire perché è stata approvata dalla mia parte politica, e la presenza in Costituzione di alcune norme che certificano la necessità dell'esistenza di enti che io giudico inutili, a cominciare dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Se vince il sì, l'Italia è un paese più semplice, con meno politici ma più politica, con meno poltrone, e tutta questa parte è la parte più semplice da raccontare fuori. Ma c'è una parte molto più seria, articolata, e cioè che nel tempo della velocità l'idea di avere un sistema barocco con il bicameralismo paritario, dove una cosa viene discussa dagli uni e dagli altri, è un elemento di debolezza del sistema paese. Un paese meno agile è un paese meno forte in questa fase. Il fatto che ci sia un doppio voto di fiducia, previsto in una logica di preoccupazione reciproca dei vari schieramenti nel 46-47, impone, io dico ahimè, una instabilità di governo che rende il mio esecutivo, da 30 mesi al governo, il quarto come longevità nella storia repubblicana, che per me è una barzelletta, anche per i miei oppositori, probabilmente per altri motivi. Ma il punto è che ci sono stati in 70 anni 63 governi e 27 presidenti del Consiglio. Infine, la semplificazione del Paese, che passa dalla modifica del titolo quinto, permetterà all'Italia di avere un sistema molto, molto, molto più semplice nel campo dei rapporti tra Stato e Regioni. Nel 2001 una modifica proposta dal Governo della Repubblica, approvata a stretta maggioranza e poi certificata da un referendum, ha cambiato la Costituzione, molti articoli della Costituzione. Una parte di questi riguardavano i poteri delle regioni. Oggi ci sono 21 strategie di promozione turistica in Italia.
Noi continuiamo a crescere sul turismo, mi verrebbe voglia di dire, nonostante la politica turistica italiana, perché abbiamo, nonostante il fatto che abbiamo Welcome to Molise, e non posso citare il Molise tre volte, dico anche Welcome to Tuscany. Le singole regioni che vanno a fare, che so, campagna promozionale turistica in Cina. Il ragionamento potrebbe riguardare le certificazioni, le autorizzazioni, l'energia, molti settori a livello del paese. Dunque, io credo che se vincerà il sì, come io penso e sinceramente credo, ne sono molto convinto, il paese avrà non soltanto la semplificazione che l'opinione pubblica può recepire nel messaggio molto chiaro, meno poltrone, più concretezza, ma sarà anche una semplificazione, non toccando nessuno dei pesi e contrappesi, che pure erano stati ampiamente toccati da riforme precedenti, non passate per vari motivi. Credo che da questo punto di vista, se passerà questa riforma, come io penso e credo, il Paese sarà decisamente più semplice. Dunque, sono molto soddisfatto del cammino di questi 30 mesi, ma non mi interessa parlarne, mi interessa parlare dell'Italia dei prossimi 30 anni. Penso che l'Italia dei prossimi 30 anni, basata su quei valori che fanno grande il nostro Paese, ha uno spazio d'azione. Certo, c'è una visione moralistica e manichea che oggi vede chi governa al potere come se la parola ideale e la parola potere fossero contraddizioni. Io penso che il potere sia lo strumento per realizzare i propri ideali e che mai come in questo momento l'Italia abbia uno spazio di soft power nella gestione europea e internazionale. Il G7 da questo punto di vista sarà particolarmente importante nel 2017 per affermare i valori che la fanno grande, che non sono semplicemente dei cimeli del passato, ma sono le chiavi di volta, l'elemento cruciale dell'Italia del futuro. Sono curioso e ansioso di ascoltare le vostre domande.